cerchiamo, tra poco ci ricollegheremo con Porto Sant'Elpidio, perché anche qui il cambiamento è stato davvero epocale, no Maurizio? Perché Porto Sant'Elpidio, un po' anche come Civitanova, dall'altra parte del Chienti, comunque è stata sempre una città di sinistra. Sì. Beh, ancora più epocale rispetto ad Ancona, perché Ancona, l'ha detto Ferdinando, ci sono stati anche sindaci subito dopo la guerra, democristiani e repubblicani. A Porto Sant'Elpidio ha governato sempre la sinistra, tant'è vero che partecipando... Tradizione marinara proprio di sinistra, come... a qualche riunione e poi di Fratelli d'Italia, qui mi devo rivelare e insomma confessare che ho partecipato a delle riunioni, erano molto pessimisti. Quello che dice Andrea Puzzo, lo dice adesso ex post, ma in realtà io ho raccolto espressioni di pessimismo, di una difficoltà di approccio, chissà che cosa riusciremo a fare, ha vinto sempre la sinistra, qui è impossibile sbaraiare, per 60 voti Ciarpella non ha vinto al primo turno. Al primo turno, incredibile, no? Sotto certi aspetti sì. Allora, e non avevano capito loro stessi che stavano per vincere. Andiamo ai problemi di Ancona invece, Ferdinando, io ne ho citati alcuni, no? Porto, infrastrutture, tanto stiamo vedendo proprio in diretta questo momento di Silvetti, Porto, infrastrutture, anche questa microcriminalità molto spesso che vediamo agli archi, no? Al piano, ci sono dei quartieri indubbiamente molto problematici, no? Secondo te quali sono le priorità per Silvetti? Ma lui ha parlato di emergenze, forse anche estremizzando, no? Ancona, l'immagine di Ancona, se la vogliamo così riprodurre metaforicamente nella mente di tutti o nell'immaginario di chi non ci vive, è quella di una signora elegante di una certa età, tranquilla, che vive i suoi ritmi tranquilli. Ecco, questa immagine io l'ho vista cambiare negli anni, adesso ci sono fermenti giovanili, ci sono problemi che riguardano aziende che hanno subito pesantemente l'impatto del Covid e poi anche dell'inflazione. Io conosco persone che lavorano all'INPS e che si occupano di ammortizzatori sociali, c'è un'esplosione del fenomeno del ricorso agli ammortizzatori sociali. Tutte queste cose secondo me non hanno potuto non pesare. Ad Ancona c'è il problema della viabilità, c'è il problema di garantire gli spostamenti in una città che anche geograficamente è messa in maniera non felice, no? La famosa uscita destra, se ne parla da una vita. Esatto, io sono arrivato ancora 30 anni fa e i titoli dei giornali erano quelli dell'uscita a destra, l'uscita dal porto, e oggi i titoli sono quelli. Poi c'è tutto il problema di come il porto deve essere integrato nella città. Elementi divisivi sono stati, se vogliamo, anche l'attracco il creare l'attracco per le supernavi, cioè sono temi importanti questi. La gente percepisce male oggi l'ambientalismo chic, no? Perché se tu hai un problema di occupazione e alla gente proponi soltanto il mantenimento dello status quo, certamente questo non ti premia, e forse questa è stata un'immagine un po' troppo conservativa, lasciamelo dire. Ci sono anche altre cose di cui volevo parlare con te adesso. Andiamo a Porto Sant'Elpidio, dove Manolita Scocco dovrebbe avere proprio l'ex sindaco, perché come diceva Maurizio Verdenelli il cambiamento è stato davvero epocale anche a Porto Sant'Elpidio. A te Manolita. Allora, ecco, torniamo un attimo in diretta in studio perché Manolita è pronta con Nazareno Franchellucci, ma dovremmo un attimo perfezionare il collegamento. Ammortizzatori sociali, Maurizio. Voglio ricordare una cosa che mi disse l'onorevole Merloni, Francesco Merloni, allorché gli chiesi com'è nato il miracolo economico di Fabriano, che è stato una città guida. Dice, è andata così, che è saltata la più grossa fonderia, non so se si chiamasse Fiorentini, la fonderia che dava lavoro a tutte le famiglie di Fabriano, capi famiglia sulla strada. Non c'erano gli ammortizzatori sociali e questi capi famiglia sono diventati gli attuali operatori economici industriali di Fabriano. Assolutamente. Allora, e invece questo discorso dei quartieri problematici, no? Disagio sociale che tu dicevi, Ferdinando, sì. Mi viene in mente Piano San Lazzaro, mi viene in mente gli archi. Il piano sicuramente è un laboratorio in questo termine.
Il Piano è un quartiere che vive... Scusami Ferdinando, ti tengo in caldo, dovremmo avere veramente Nazareno Franchellucci, riproviamo Porto Sant'Elpidio, Manolita Scocco, poi riprendo con te Ferdinando ovviamente. Se la legge è pronta colleghiamoci con Manolita Scocco, Porto Sant'Elpidio. Sindaco uscente, come ha vissuto questi giorni e soprattutto si era avvertita questa grande aria di cambiamento che la città adesso vive? Ma io penso che quando si analizza una sconfitta vadano visti due aspetti, innanzitutto i meriti dell'avversario, non soltanto chiaramente del candidato sindaco, ma in generale di una opposizione che per 10 anni non si è fermata mai, ha sempre fatto il suo lavoro, come l'hanno visto tutti, quindi diciamo in maniera presente. Quindi questo diciamo, è sicuramente l'elemento, il primo elemento da sottolineare e da evidenziare. Poi le sconfitte si formano e si fondano anche chiaramente sulla bravura di chi ha vinto e chiaramente poi l'analisi va anche fatta sugli errori che sono stati commessi dalla nostra parte. Parlo a 360 gradi, a partire dal sottoscritto e ad arrivare naturalmente a tutti coloro che hanno fatto parte della mia coalizione. Però capire diciamo, questo secondo aspetto penso che ci sia tutto il tempo e tutte le modalità per analizzarle e per vedere poi dopo quelli che sono stati magari gli errori più determinanti. Che cosa augura al nuovo sindaco? Gli auguro di ricevere molti più grazie rispetto a quanti ne ho ricevuti io nel corso di questi 10 anni. Gli auguro di vivere un mandato nel quale il confronto sia un confronto sulle cose, sulle questioni e molto meno sugli attacchi umani e personali, cosa che sinceramente in questi 10 anni, per quanto io ho sempre fatto in modo di non evidenziare, hanno pesato personalmente e secondo me anche molto in generale su quello che è il clima e l'ambiente della città. E lei cosa farà adesso? Cercherò di fare un'opposizione innanzitutto basata su quelle che sono le conoscenze della mia attività amministrativa, delle tantissime cose non soltanto fatte ma anche che lascio in eredità in termini di cose pronte a partire, e quindi credo che sia più che giusta la mia presenza e la mia attenzione nel corso dei prossimi anni. Perfetto, grazie a Manolita Scocco. Ciarpella l'abbiamo già sentito in precedenza in diretta. Torniamo a te Ferdinando, parlavamo insomma di quartieri problematici ad Ancona, tu citavi addirittura Piano San Lazzaro come quasi quartiere laboratorio. Il piano, ecco, sì, è un quartiere che, dove si concentrano molti dei problemi di Ancona, sono trasversali fra i residenti tradizionali, l'immigrazione, no? Di prima generazione, adesso abbiamo l'immigrazione di seconda generazione. Esiste, forse abbiamo un collegamento. Sì, abbiamo Lino Balestra, grazie anche a coloro che sono dietro la regia, ma veramente siamo in un ritmo infernale di diretta. Andiamo da Lino Balestra, comune di Ancona, Telino. Prova là, hai spento? Wow. Allora, dovremmo perfezionare tra un attimo il collegamento perché vediamo il comune di Ancona con grandissimo fermento, quindi chiedo ancora... Mare Magnum. Beh sì, insomma, perché veramente è sotto i riflettori nazionali. Titanic è crollato. Esatto. Allora, quindi c'è delle ricordiamo, ondate... visto che i risultati sono ufficiali ovunque, che praticamente il centrodestra ha vinto dappertutto, lo ricordo ancora, tranne a Vicenza dove ha perso per 500 voti, il nuovo sindaco è Possamai a Vicenza, ma lo ripetiamo ancora, anche la rossa toscana sostanzialmente ha ceduto. Torniamo a te. Volevo chiedere, prego. Volevo focalizzare la vostra attenzione, amici e colleghi carissimi, sulle due punte di spille, sulle due sfide che già ha posto Ida Simonella al nuovo sindaco. La punta di spillo è quella della telefonata, allora, mancata risposta. Scusami Maurizio, c'è Lino Balestra che ci chiede la linea, quindi precedenze e collegamenti. Lino, vai. Bene, allora siamo qui in questa bolgia praticamente che è la sala stampa del comune di Ancona, presa veramente d'assalto pacificamente ma con veramente fiumi di folla. Ho insieme a me Massimo Parri, il capolista di Rinasce Ancona, che ha guidato la cordata per questa vittoria. Massimo, come la leggiamo? Questa è una giornata storica, possiamo dire quasi epica? Certo, è una giornata epica per Ancona. Ancona è stata da 31 anni
in mano alla sinistra. Noi siamo una lista civica, quindi noi abbiamo fatto veramente la differenza. Lo avevamo preannunciato all'inizio di questa campagna elettorale, all'insegna naturalmente della savoir-faire, delle cose fatte bene, ma soprattutto delle proposte dal basso. Rinasci Ancona è una lista civica, è nata dalla costola di Rinasci Marche, ma per questo noi abbiamo interpretato tutte quelle che erano le richieste da parte dei nostri cittadini, chiedendo a loro quelle che erano le loro necessità, esigenze, eccetera, e abbiamo fatto una campagna elettorale basata naturalmente sulla richiesta dei cittadini. Se guardate bene il nostro simbolo e il nostro marchio, Rinasci Ancona a fianco a l'unica lista senza politici, noi abbiamo fatto un'azione importantissima, 1171 voti, che non sono uno scherzo, per persone nuove, 32 persone nuove, splendide, che si sono messe a disposizione le loro competenze. Tutti quanti lavorano, tutti quanti fanno parte della società civile, ma come società civile ce l'hanno messa tutta e oggi stiamo finalmente festeggiando la vittoria. E la vittoria, se andate a vedere le differenze, più o meno porta il nostro quorum, quello che abbiamo preso noi, quindi abbiamo fatto l'ago della bilancia. Che cosa deve fare adesso il sindaco nei prossimi 100 giorni, dove deve incidere subito? Allora, intanto il sindaco è il sindaco di tutti, quindi la prima cosa, deve fare una dichiarazione nella quale grazie, perché le differenze ci sono, ma non ci sono così in maniera eclatante, per cui tutti i cittadini devono avere un sindaco che è equidistante. La seconda cosa, c'è la viabilità immediatamente da sistemare tra le tante cose, i parcheggi che questa città ne hanno un bisogno, ma soprattutto questa città vanno rilanciate l'università e il turismo. Questa città il turismo è fondamentale, dopo la pandemia chiaramente abbiamo tantissimi operatori che hanno bisogno di essere sostenuti e questa è una città che deve essere aperta 24 ore su 24 perché ha delle bellezze fantastiche. Da studio dicevano gli ospiti di Andrea Verdolini, il sindaco anche di chi non è andato a votare alla fine, no? Sì, sindaco di tutti, anche di chi non è andato a votare, diciamo anche che qualche volta c'è un voto di protesta, qualche altra volta invece c'è un voto di non necessità o un voto di problematiche. Abbiamo scoperto anche noi che ci sono tante persone che non stanno bene e quindi non hanno potuto votare tra le altre. A questo va comunque il nostro pensiero, perché in ogni caso il sindaco è il sindaco di tutti. Bene, questo è quanto per ora dalla sala stampa, restituisco la linea a voi dello studio. Grazie, e proseguiamo ancora con Ferdinando Vicini, perché anche il riferimento temporale di questa consultazione elettorale è particolare, perché veniamo da un periodo difficile, emergenza Covid, guerra russo-ucraina, e forse le città del terziario pagano dazio in maniera importante, Ferdinando, a questo momento molto particolare, come Ancona, una città che tra l'altro è scesa sotto la fatidica soglia dei 100.000 abitanti, 98.000 residenti in questo momento. Sì, Ancona ha pagato un prezzo molto alto già al Covid, perché chiaramente è una città del terziario, se si eccettua il porto, che è l'industria più grossa di Ancona e che occupa tanti operai, i cantieri funzionano a pieno ritmo, ma per il resto è appunto una città del terziario. È una città che sta pagando un prezzo molto alto al Covid e al post-Covid, quindi anche all'inflazione conseguente alla guerra, e poi anche città di, appunto, in quanto terziario, del commercio. Il commercio è stato investito da questo, dal problema dell'inflazione in maniera pesante, e questo secondo me ha aiutato anche a vedere chi governava in una luce non proprio rosea, no? Perché si sa che poi nelle difficoltà si cerca il cambiamento. La sfida di Silvetti è dare le risposte, perché coglievo adesso le parole del... Il lavoro è enorme che lo attende. La domandina che mi era rimasta in gola, no? A causa dell'interruzione naturalmente per la notizia, è questa la sfida che già ha lanciato Ida Simonella, esatto, a Silvetti. I 70 milioni di investimenti non devono 80. Cadere, se lì ha parlato 80, di 70, so, saranno 70, anche 80 milioni di investimenti, non deve fare la fine il PNR. Esatto, perché qui c'è il PNR.
PNRR che incombe e tutti aspettano che quei grandi progetti di cui tu citavi uno, che è l'uscita a est, che è assolutamente necessaria, è un'esigenza grossa. E se io la città è strozzata, no? Felicioli già lo diceva. È una città strozzata, Ancona è come una massa che preme su un collo di bottiglia che se non lo apri è destinata a implodere, no? E quindi anche questa riduzione di cui facevi cenno tu degli abitanti, perché le potenzialità non si liberano. Se posso fare un appunto, per quello che può contare, a Valeria Mancinelli, che è sicuramente una brava amministratrice, è questa mancanza di visione, no? Cioè il fatto di andare un po'... Di avere la visione, di saperla trasmettere, di trasmettere ai propri cittadini l'idea che comunque c'è un progetto che va oltre. E quindi parliamo di arretramento della ferrovia, che è un altro nodo che strozza Ancona. L'arretramento della ferrovia è assolutamente un'opera necessaria, perché non ti permette lo sviluppo a nord. Dall'altra parte c'è il parco, dove vai? Di lasciare, cioè, Ancona è quella, cioè geograficamente è quella, bisogna incidere. Con le sue bellezze e i suoi limiti. Ma siamo sempre al caro amico, perché questa è una storia che... Sì. Sì. Poi andremo sull'astensionismo. Adesso fatemi andare ancora da Lino Balestra ad Ancona, visto che nel carnaio, insomma, della sala stampa del municipio gli ospiti sono parecchi. A te, Lino. Sì, Andrea, è veramente un carnaio. Le immagini di Sandro Agostinelli rendono veramente l'idea. Sono qui con Marco Ausili, consigliere regionale ma anche coordinatore comunale di Fratelli d'Italia. Allora, una vittoria che vi ha lasciato un po' col fiato sospeso, perché è stato un testa a testa, però c'era una grande consapevolezza in voi di un risultato. Sicuramente, questi dati, questi numeri noi li prendiamo con grande serietà, però, con voglia di impegnarsi per fare bene, con responsabilità. Siamo davanti a un'opportunità storica per questa città, l'opportunità per far tornare a correre questa città, e noi non la sprecheremo. È stata liberata Ancona, per ricalcare le considerazioni a livello nazionale, così? Ma più che liberata, io direi che Ancona ha davanti a sé finalmente un'opportunità, quella di riprogrammare la classe dirigente. 30-40 anni di stessa classe dirigente, a poco aveva fatto male al territorio, alla comunità, l'aveva in qualche modo asfissiata. Riprogrammare la classe dirigente è la vittoria per Ancona. Il porto è stato un po' il nodo dirimente, no? Il futuro, area marina protetta, insomma, sono tante le argomentazioni, porto storico, che hanno inciso nel bene e nel male. Come la vorrete affrontare questa insomma, chiamiamola patata bollente? Quello che più conta è avere una visione complessiva, rimanendo sempre con i piedi per terra sicuramente. La visione complessiva nostra è quella di far funzionare questo polo intermodale che noi abbiamo, ed è quello che sta facendo il Presidente della Regione Francesco Acquaroli, collaborando con il Governo nazionale. Deve funzionare il porto, l'aeroporto e l'interporto. Se queste tre infrastrutture, come sta accadendo ormai da qualche mese, tornano a correre, allora si fa bene alla città di Ancona, ma anche e soprattutto alla regione e alla nazione intera. Era un punto nodale questo anche a livello nazionale, Ancona aveva gli occhi puntati, insomma l'hanno dimostrato i leader a livello nazionale che sono venuti qui, quindi insomma adesso vi aspetta un compito direi abbastanza impegnativo. Sì, questi occhi puntati ci dicono che c'è un'attenzione su di noi, che è di tanti occhi appunto, ma è anche e soprattutto degli anconetani, e davanti a questa attenzione noi sappiamo di dover far bene, ma sappiamo anche che abbiamo tante persone con cui fare rete, collaborare insieme, sia a livello nazionale sia a livello cittadino. Bene, questo è tutto per il momento dalla sala stampa, ancora una volta linea allo studio. Sì, grazie, chiaramente riprendendo anche quello che diceva Ferdinando Vicini, parliamo di una città veramente strozzata e la prospettiva di sviluppo è proprio questa sinergia che deve essere totale tra porto, aeroporto Raffaello Sanzio, interporto, nuovo mega hub di Amazon, e qui veramente si potrebbero aprire delle prospettive importanti per Ancona, per la Vallesina, ma a questo punto direi per l'intera regione. Però
Andiamo al discorso astensionismo che per motivi di stretta attualità, Maurizio, non abbiamo potuto affrontare Andrea, prima. No? Scusa, se mi perdoni perché chiudiamo il discorso. No, dicevo, chiudere, sì, raccolgo il discorso della strozzatura di Ancona e lo collego a quello, alla giusta osservazione di Maurizio circa l'incapacità di Ancona di svolgere appieno il ruolo di leadership nella regione. È chiaro che una città chiusa non può ambire a una leadership piena. Se la città fosse una città libera da questi vincoli di cui stiamo parlando, probabilmente anche il territorio sarebbe più vicino. Cioè oggi raggiungere Ancona è faticoso. Oggi succede che se tu esci per andare ad un appuntamento a Torrette all'ospedale, e gli anconetani hanno Torrette a 5 km, non a 50 km, e capiti nell'ora in cui sono sbarcati i viaggiatori da un traghetto, tu ci metti mezz'ora, ci metti 40 minuti, è un nodo che ormai veramente strangola la città, e la viabilità interna risente di tutto questo, per cui quando è strano, no? Tu senti parlare un rappresentante di una lista civica, gli dici qual è il primo argomento, l'argomento più importante, lui ti dice la viabilità. Uno che vive ad Ancona non ci crede, dice sarà la disoccupazione, sarà, abbiamo parlato di ammortizzatori, invece quello ti dice la viabilità, perché è una, in una città piccola, tutto sommato piccola, è un nodo veramente. A Torrette ogni tanto espongono cartelli, sì, contro i sì, 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 ma non è possibile questo. Quest'uscita est, speriamo che almeno questa famosa filiera funzioni, perché fino adesso, non ce lo dimentichiamo, gli anconetani pagano anche il conflitto che c'è stato fra le varie competenze, perché molte volte non erano allineate, per cui un parere diventa sì o no a seconda di chi pone il tema, lo sappiamo benissimo. Forse adesso ci sono le condizioni. Sì, la strada, diciamo, è tracciata da un certo punto di vista, però andiamo al discorso astensionismo, che ripeto ho un po' tralasciato, ma per motivi di stretta attualità, Maurizio, invece in quest'ultima parte volevo affrontarlo. Io ho fatto una veloce ricerca storica. La premessa è che parliamo veramente di un'altra epoca, c'erano le ideologie, c'era il grande attaccamento alla politica, però ad Ancona il 20 giugno c'era la crisi. Non c'era la crisi, o era per latente. Siamo da una delle più grandi regioni manifatturiere d'Italia, siamo ormai retrocesse in Serie B, cioè siamo in una regione meridionale. Bastasse la Serie B, speriamo. Ecco. Nelle politiche del 20 giugno 76, pensate, ad Ancona votarono oltre 79.000 aventi diritto su 81.000. Gli aventi diritto sono rimasti più o meno gli stessi, con una leggera variazione. Oggi siamo, ripeto, prima 98%, adesso 51%. Io credo che ogni considerazione non possa non partire, possiamo parlare di politica, di problemi, da questa cifra che io definirei allarmante. È il lavoro che non c'è più. Il lavoro che è degradato, il lavoro che certi lavori, certe situazioni occupazionali sono completamente sparite, senza dar luogo ad altre occupazioni, ad altri interessi, ad altri lavori, ad altre start-up, si dice così. Sì, ma perché la gente non va più alle urne? Cioè, perché passiamo dal 98% al 51% di percentuale di persone che vanno al voto, perché, di aventi diritto? Perché quanto a una persona gli togli il lavoro, che costituzionalmente è garantito, gli togli la dignità. E gli togli la fiducia. E la fiducia, in quelli che ti dicono, votami che domani sarà un altro giorno, e poi vedi che il giorno dopo è peggio il giorno prima. E questa gente ormai, quanto gli togli questo, gli togli tutto. Beh, c'è una componente che è sicuramente questa, la disillusione e la scarsa credibilità, no? della politica di interpretare le esigenze della gente, ma c'è anche poi, bisogna dirlo, il cambiamento che ha interessato i partiti. I partiti sono molto diversi da quelli del 76, quando c'erano macchine di partito che funzionavano in una maniera quasi militare, perché abbiamo citato prima le Frattocchie en passant, però insomma il Partito Comunista era un'autentica macchina da guerra. La Democrazia Cristiana coinvolgeva tutti i vasti settori della società, con varie organizzazioni, per cui quella poi è stata un'elezione, se non ricordo male, in cui c'era il famoso il discorso del sorpasso, il turatevi il naso di Montanelli, turatevi il naso, quindi, di C, battaglie ideologiche, e comunque l'ideologia era un collante. Oggi l'ideologia non c'è più,
Terni non ha più i suoi operai, ma Terni, diciamo, è il banche simbolo. Ma anche le banche, no? Non hanno più, ecco, esatto. La Merloni dove è finita? Vabbè, aspetta, io per esempio vengo da una città che era tradizionalmente operaia come Iesi, sì, no, che adesso, no? Ma sì, lo zuccherificio, la Sima, insomma, tantissime altre grandi fabbriche. Che ripeto, i mobilifici, in questo momento, strumenti musicali, esatto, la pelletteria, le scarpe, sono le nostre città che hanno sostanzialmente cambiato pelle o svuotate, e le nostre industrie hanno cambiato proprietario, e le nostre industrie, Guzzini, no? Insomma, Guzzini agli svedesi, sì. Vabbè, non siamo più padroni di nulla, perché quindi loro, chiaramente i nuovi padroni, non hanno nessun interesse. Però ecco, io sottolineerei anche... Per di più ci hanno tolto anche la Russia, nel senso che le famose sanzioni... Il Porto Sant'Elpidio ne sa qualcosa. Esatto, dalla guerra di Crimea. Maurizio, l'aspetto ideologico secondo me è importante, perché comunque quando c'era il collante ideologico la gente si sentiva anche moralmente impegnata ad andare a votare. Oggi questo non c'è, oggi non c'è una fidelizzazione di partito, i passaggi di voto da un partito all'altro sono all'ordine del giorno, lo diceva prima Maurizio, a Porto Sant'Elpidio avevamo una destra che era assolutamente marginale, oggi è diventata capace di vincere al primo turno. Una particola della destra, esatto, che era la minore. Ma voglio dire, in un voto comunale dove ognuno ha un parente, una famiglia, degli amici, il fatto che votino solo il 50% è contro natura, se c'è anche la solitudine dell'uomo. È proprio cambiato, il voto non è più bloccato, ma noi ricordiamoci che non più tardi di 5 anni fa abbiamo avuto un partito che ha fatto il 35%, l'Italia oggi è praticamente sparito. Quasi inesistente. Allora andiamo, o meglio, torniamo ancora ad Ancona, Lino Balestra per un altro contributo in diretta dal comune, 17:54:30. Lino Balestra. Sì, grazie studio, qui il sottosegretario Albano, che chiaramente è qui insieme alla folla che è arrivata in comune. Allora, tante sono le prerogative di questa votazione, e un risultato atteso, sperato, anelato, e che adesso però vi carica di un grosso compito. Una città che ha bisogno di tante cose che avete messo in fila durante la campagna elettorale. Sì, un risultato atteso, sperato, un risultato conquistato, un risultato meritato. Daniele Silvetti sicuramente è il candidato giusto per poter lavorare al futuro di questa città, una città di cui ormai sappiamo quali siano le possibilità e gli sviluppi però e le potenzialità. Però è una città che può diventare un grande traino per tutta la nostra regione e per una buona parte del centro Italia. Io sono certa che il lavoro che è stato fatto da una filiera istituzionale che parte dal governo centrale, dalla regione, che adesso arriva fino alla città, non possa far altro che far del bene a questa città e far del bene a tutta la regione e al nostro territorio, finalmente Ancona una città capoluogo. Ecco, era veramente una cartina tornasole, gli analisti hanno considerato questa votazione come un momento di gradimento dei marchigiani, se vogliamo, a quello che sta facendo la governance regionale, è così, lo dobbiamo leggere così? Ma la regione sta lavorando bene, sta lavorando con grande attenzione su tutto il territorio regionale, in particolare sicuramente il capoluogo risente di questa azione di governo. È un governo che sta lavorando con grande benissimo, e sicuramente questa è una conferma del lavoro del governo regionale. A 2 anni e mezzo dalla vittoria siamo così al giro di boa, mi sembra che non poteva esserci un giro di boa migliore. Il voto un po' frammentato rispetto al passato, da studio stavano considerando, insomma, la storia del voto qui su Ancona, dove le grosse corazzate scendevano in campo e c'era un voto corporativo, possiamo dire, invece adesso ci sono molti rivoli, questo forse contribuisce o influisce poco secondo lei? Ma io credo che noi siamo riusciti ad arrivare ai cittadini. Cioè, questo è il lavoro che stiamo facendo, una vicinanza al cittadino ai problemi, uno sguardo sulla realtà, su quelle che sono le difficoltà e bisogni e una risposta a questo. Ecco, non si agisce con ideologia o con corporativismi, si agisce per il bene del territorio e questo, insomma, sicuramente una buona politica, porta buoni frutti. Ancona deve fare i conti anche con una microcriminalità forse strisciante, alcune sacche di abusivismo, insomma ci sono temi sociali importanti sul piatto.
temi sociali importantissimi, una città che, ripeto, ha dei quartieri e delle zone sicuramente con grandi problemi e grandi difficoltà, però noi dobbiamo costruire sicurezza, dobbiamo costruire benessere anche attraverso la costruzione di ricchezza. La ricchezza e l'economia, no, io sottosegretario al MEF, ma la ricchezza e l'economia non sono una brutta parola, sono una parola che porta benessere, sicurezza e una certezza per i nostri cittadini, e questo noi dobbiamo contribuire a formarlo, a crearlo, a promuoverlo. Grazie, grazie ancora per i suoi impegni di governo, alle prossime, grazie, grazie. Quindi veramente abbiamo un panorama anche col sottosegretario di stampo nazionale su quella che è l'interpretazione di questo voto. Adesso man mano qui la sala si sta un po' svuotando, man mano che appunto sono stati intervistati i leader di coalizione ma anche i protagonisti di questa elezione anche dai network e dai media nazionali, quindi ormai diciamo la sera sta incalzando e quindi immaginiamo che sarà una serata di festa e di giubilo per chi ha sostenuto Silvetti, e chiaramente di riflessione invece per quanto riguarda la componente di Ida Simonella. Restituisco la linea nuovamente allo studio. Bene, allora concludiamo i collegamenti, andiamo per l'ultimo collegamento a Porto Sant'Elpidio con Manolita Scocco per un consuntivo finale insomma su questa vittoria, peraltro annunciata sotto molti aspetti di Ciarpella su Petrini. E dunque, se Manolita Scocco è pronta, direi di tornare per l'ultimo collegamento a Porto Sant'Elpidio. A te Manolita. Sì, lo vedete, qui a Porto Sant'Elpidio proseguono i festeggiamenti, naturalmente adesso ci sono le valutazioni politiche, è con me ancora il sindaco, appena insomma proseguono questi festeggiamenti con la gente, con le persone. Sindaco, lei ha già un'idea delle preferenze di come sono andate nelle sezioni? Ha qualche sorpresa, qualche dato che la sorprende? Beh, abbiamo praticamente vinto in tutte le sezioni, è un risultato straordinario, è vero che già al primo turno avevamo sfiorato la vittoria al primo turno con il 50%, per pochissimi voti veramente ci è sfuggita, e già lì eravamo davanti in tutte le sezioni tranne una. Ora siamo stati davanti praticamente su tutte le sezioni con ampio margine, su alcune sezioni siamo andati veramente oltre il 74-75%. Quindi significa veramente che è stata una vittoria della città. Senta, oggi è il giorno della festa e forse anche domani, no? Però noi abbiamo sentito già alcuni cittadini, io ho chiesto loro che cosa deve fare il sindaco come prima cosa. Beh, le risposte sono state molto simili: uno, parlare di più con i cittadini, e due, risolvere alcune questioni annose qui di Porto Sant'Elpidio come l'ex FIM e la questione della sicurezza. Lei da questo punto di vista cosa risponde? Beh, che concordo pienamente, anche perché tutta la campagna elettorale nostra è stata incentrata praticamente su questi temi. La questione sicurezza è una questione particolarmente sentita, perché c'è una percezione diffusa di insicurezza nella città, per cui massima attenzione va data a questa tematica per far sì che ogni cittadino di Porto Sant'Elpidio sia veramente al sicuro all'interno della propria città, possa viverla in maniera serena e tranquilla. L'ex FIM? Per quanto riguarda l'ex FIM siamo tutti concordi nel ritenere che rappresenta una grande area strategica per la città, per cui vanno avviate tutte le interlocuzioni sia con i privati sia con gli enti pubblici, mi riferisco alla sovrintendenza, al Ministero dei Beni Culturali, per trovare una soluzione condivisa che possa veramente permettere a Porto Sant'Elpidio di emergere e di dotarsi di un'area strategica fronte mare che dovrà rappresentare la prospettiva di futuro della città. Ma pensate ad un abbattimento o una sanificazione? Beh, il discorso abbattimento, sanificazione comunque va di pari passo con quelle che sono le valutazioni che spettano gli enti e ciò preposti. Da parte nostra c'è massima disponibilità a dialogare sia con la proprietà sia con gli enti che hanno competenze al riguardo per trovare una soluzione che sia la più veloce, se la sia ottimale, che sia in grado di rispondere a quelle esigenze della città, perché la questione ex FIM veramente rappresenta una ferita per la città che da troppo tempo rappresenta un nodo irrisolto. Ha sentito il suo competitor Paolo Petrini? Mi ha scritto un messaggio di auguri e di ringraziamento al quale risponderò a breve, però anch'io lo ringrazio perché abbiamo comunque portato avanti una
campagna elettorale sui temi, anche dura ma sempre incentrata sui programmi, sulle idee. Credo sia stata una campagna elettorale di qualità. Sono sicuro che in Consiglio Comunale avremo una base comune su cui lavorare insieme, sempre a favore della città. Ancora con Massimiliano Ciarpella, per neo sindaco eletto di Porto Sant'Elpidio, per quella che è la sintesi di una grande giornata, di un bellissimo pomeriggio, il segno del cambiamento, il senso della novità. E allora dal municipio di Porto Sant'Elpidio, dalla piazza, da questa festa di popolo, la linea può tornare allo studio. Grazie, se avete fatto caso, Ferdinando, c'è una parolina che ricorre molto spesso: sicurezza, Porto Sant'Elpidio ed anche Ancona. Forse anche quella percezione di poca sicurezza ad Ancona potrebbe aver fatto o contribuito a fare la differenza. Sì, perché parliamo di microcriminalità, però parliamo anche di infiltrazioni, perché c'è stata la relazione a inizio anno, la relazione del procuratore che l'ha evidenziato questo, per cui... Sai, Ancona è una città che della sicurezza ha fatto una bandiera, no? Si diceva, quando sono arrivato io 30 anni fa, che potevi lasciare la macchina aperta e nessuno la toccava. Oggi non è più così. Anche se a Porto San Giorgio ci fu la famosa strage della banda lì. È vero, però io parlo di Ancona, ad Ancona, insomma, uno dei... Sì, però scordiamoci l'Isola Felice ormai. Sì, non c'è più, esatto, esatto. Ma la gente, soprattutto consideriamo che Ancona... ha una larga parte della popolazione di età avanzata, questo è un altro problema di Ancona, che vive con preoccupazione queste notizie continue di microcriminalità, dal semplice bullismo alle rapine, ai furti che si sono succeduti, e io credo che questo fa parte, è una parte qualificante anche del programma di Silvetti, questa cosa abbia avuto anche un peso. Allora, torniamo invece con te, Maurizio, sul discorso che ti ho interrotto sull'astensionismo, no? Su questo clamoroso passare dal 98 al 51% per quanto riguarda Ancona, questo diritto al voto costituzionalmente garantito. Io mi sono andato a riprendere invece un testo unico risalente al 1957, che entrò in vigore una norma secondo cui l'elettore che non abbia esercitato il diritto di voto deve darne giustificazione al sindaco. L'elenco di coloro che si astengono dal voto senza giustificato motivo è esposto per la durata di un mese nell'albo comunale, quasi a pubblico ludibrio. Per il periodo di 5 anni la menzione non ha votato è iscritta nei certificati di buona condotta. Qualcuno, sento in qualche sito, in qualche organo di stampa, vorrebbe proporre, non dico una cosa del genere, ma una edizione rinnovata di questo testo unico che poi fu abrogato, mi pare, all'inizio anni 90. Sì, è fattibile secondo te? Secondo me no, perché va a influire sulla privacy, sulla libertà, sulle libertà personali, è un'invasione di campo piuttosto grave. Si dovrebbe invece pensare a mettere in campo delle soluzioni che possano contrastare tutto ciò che ha generato questa astensione, perché chi si è astenuto non è perché è cattivo, perché è perfido, perché non sente la cosa, secondo me. Sì, e perché non sente più la cosa, perché, e mentre prima la sentiva, il padre la sentiva, il nonno la sentiva, anche nel giornalismo, nell'Ottocento c'era un giornalismo diverso, battagliero, critico, si faceva il giornalismo per migliorare le cose. Adesso vediamo quello che... siamo in un giornalismo online dove gli approfondimenti vengono a tacere, c'è un cambiamento che non avrebbe sicuramente sorpreso Pierpaolo Pasolini, che tutto questo aveva previsto da Cattone in poi. È una discesa agli inferi che la politica registra ogni volta, e certamente il voto nei comuni che arrivasse al 50% nessuno lo poteva immaginare, anche perché qui la politica c'entra poco, l'ho detto prima, c'entra anche non si può non votare il figlio, il padre, lo zio, il cugino, l'amico. No, tu dici, cioè, il discorso delle politiche è un po' diverso, no? Perché sì, noi siamo passati quasi ad un Parlamento di nominati e tu devi scegliere in una rosa ristretta di nomi. Sì, sì. Qui la rosa è amplissima. Ma la gente non va nemmeno. Qui proprio si registra veramente la disaffezione, ma anche la solitudine del candidato. Assolutamente sì. E veramente siamo di fronte a una tragedia.
A mio avviso anche i social non aiutano in questo, perché la gente invece di votare mette i pareri sui social, e se uno lo legge, il social spesso è il tam tam dell'insoddisfazione, è il tam tam della, come dire, proprio dell'antipolitica, no? È esplosa, sì, l'antipolitica, sì, con i social. L'antimateria. E l'antipolitica, sì, è il, diciamo, proprio il brodo primordiale dell'astensione. Io, perché, a Daniele, sì, Silvetti, se fosse, bravissimo, qui, la prima domanda che gli farei, al di là della gioia che è assolutamente legittima, no, per un risultato storico fondamentale, sì, importante, però Daniele Silvetti questa sera si addormenta e dice: io ho vinto, ho fatto una grandissima cosa, ma ho 21.000 preferenze su 81.000 persone aventi diritto in una città di 98.000, esatto, abitanti. Il 25%, vai. Hai vinto con il 25%. È questo. Ripeto, la giornata che abbiamo vissuto insieme anche qui da studio è a suo modo storica, no? Perché, ripeto, ancora in primis, ma anche una città come Porto Sant'Elpidio passano al centro-destra, due veramente roccaforti della sinistra. Però c'è questo, non so come la vuoi chiamare, Maurizio, spada di Damocle, che insomma c'è questo macigno. È la rotta della democrazia. È la rotta della democrazia. Fondamentalmente. Vi faccio, siamo quasi in conclusione, vi faccio fare un'ultima riflessione proprio su un dato a livello nazionale, no? Il centro-destra vince 5-1. Con l'unica eccezione di Vicenza e questo unicum del caso particolare di Bandecchi a Terni, che solo a capo di liste civiche, quindi sostanzialmente la gente il ha votato Bandecchi, l'abbiamo visto in TV mentre presidente della Ternana, con la patron di Unicusano, sì, lo ricordiamo, no, col parterre della Ternana, delle fere, e poi Andrea, questo risultato matura, forse tolta Brindisi, che mi pare che è l'unico capoluogo del sud, in territori dove storicamente la sinistra era egemone, diciamo la verità, perché i comuni che hai citato, i capoluoghi di provincia della Toscana che tu Massa, hai citato, Massa, Siena, ecco, prima Maurizio Pisa, parlava del filo rosso, ma effettivamente Marche, Toscana, Umbria erano legate da questo filo rosso, sarebbe stato improponibile pensare a una cosa del genere anche solo 10 anni fa. Sì, esatto. Ormai lo sport ha prevalso sulla politica. Ieri, a che tempo che fa, intervistato da Fazio, Aurelio De Laurentiis ha detto: ah, se non mi fanno fare lo stadio come dico io, andiamo a Caserta. Sì. Ma allora quindi cioè, no, ce lo fanno fare, io lì ci farò i matrimoni, ci farò questo, ci farò quest'altro. Insomma, si era già impadronito. Però a Napoli abbiamo l'esempio storico di Achille Lauro, no? Ex sì, presidente del Napoli, anche ex sindaco di Napoli, no? Che si inventava padrone di Roma, no? Padrone del quotidiano Roma di Napoli. Con la famosa storia delle scarpe, una te la davano prima del voto e l'altra dopo del voto se Lauro vinceva. Monarchico, no? Poi ti davano ti danno anche delle carte, dei mazzi di carte, ma metà. Assolutamente. Siamo quasi in conclusione di questa nostra lunga diretta, sono le 18:11 ormai. A Pesaro, secondo te, Maurizio, la sinistra deve essere preoccupata? Senz'altro, Matteo Ricci, che è un personaggio importante, molto importante all'interno del PD, deve cominciare a curare il futuro, prossimo venturo, perché se cade anche Pesaro, per il PD e la Schlein sarebbe una Caporetto. Sì. Allora torniamo per l'ultimo. Io mi chiedo anche il Movimento 5 Stelle che fine ha fatto? Questo guarda, questo ne parliamo dopo. Bella domanda, bella domanda. Però la domanda che finale, la domanda che pone Maurizio è strettamente legata al discorso sull'astensionismo, è proprio strettamente legata al discorso sull'astensionismo. Anche io sono convinto. Andiamo ad Ancona per la chiusura con Lino Balestra. Lino, intanto ti ringrazio per aver vissuto un pomeriggio molto molto intenso, diciamo così, da quelle parti, molto caldo. A te la linea per la conclusione. Sì, grazie Andrea. Qui si è respirato veramente l'aria di un passaggio storico per questa città, ma anche a livello regionale, e quindi insomma siamo stati testimoni e abbiamo cercato di restituirvi questo clima lì in studio e a tutti i nostri telespettatori. In questo momento Silvetti sta tenendo un discorso alle persone che sono venute qui insieme a lui in comune, è nella sala anfiteatro insieme ai suoi sostenitori, a tutti
tutta la stampa nazionale e sta tenendo il suo primo discorso da sindaco. Abbiamo assistito anche noi alle prime battute, dopo siamo rientrati qui in sala stampa perché lì non c'è una linea decente, e quindi per dirvi soltanto che le prime parole che lui ha pronunciato sono state quelle di un voto che riempie il cuore, questo lui ha detto, un voto che mi carica di tante responsabilità. Non abbiamo voluto cedere alle provocazioni durante questa campagna elettorale, quindi no provocazioni. Tutto il nostro mandato è stato contraddistinto da fair play e da un profilo basso in questo senso, e vogliamo continuare così. Le prime cose che faremo sarà ascoltare naturalmente le persone, e saranno decisioni che coinvolgeranno tutti gli strati sociali della compagine anconetana. Ha avuto parole di ringraziamento per tutti i partiti che lo hanno sostenuto, per le liste civiche e naturalmente per i giovani, perché sembrerebbe che sia un voto voluto anche e soprattutto dai giovani. Sicuramente sarà una sera di festeggiamenti, ha detto, però con sobrietà, che è la cifra stilistica che mi appartiene. Questo direi che come primo discorso lo abbiamo recepito, ve lo abbiamo rimbalzato qui dalla sala stampa del Comune di Ancona. Direi che per questo epico pomeriggio, usando questo termine un po' abusato in questa giornata, è tutto. A voi la linea allo studio. Grazie, abbiamo parlato di elezioni in tutta Italia, ma si votava al primo turno anche in Sicilia, quest'oggi ed anche in Sardegna, con Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia che si prendono Catania, mentre centrodestra che va al ballottaggio, ma è in vantaggio anche a Trapani. Tra l'altro c'è stato un tweet di Matteo Salvini che ha provocato, diciamo così, la leader del Partito Democratico. Non c'è che dire, Maurizio, ha scritto Salvini, un ottimo effetto slime, ha detto. Ma forse la slime, insomma, ha avuto anche poco tempo per dare qualsiasi effetto, no? Sì, sostanzialmente. Questo è ingeneroso, insomma, perché la slime... Diciamo che poi è venuta due volte ad Ancona, non ha portato benissimo, no, però voglio dire, adesso addossare le colpe alla Schlein di questa disfatta, perché tale è, no, mi pare, del centrosinistra in questa tornata elettorale, sia ingeneroso. Di certo l'elezione, cioè la scelta della Schlein ha connotato il PD in maniera molto, molto chiara, molto netta, con uno spostamento dell'asse a sinistra, e questo qualche scricchiolio secondo me comunque lo ha provocato. Io ho sentito diversi iscritti e anche amministratori del PD dire che fanno fatica a riconoscersi in questo nuovo corso. E a questo mi volevo riferire, cioè il grande progetto del PD di unire l'anima progressista, l'anima cattolica ACLI, comunque insomma vicina al mondo del lavoro eccetera, con la sinistra moderata, se vogliamo, è un po' in discussione. I prossimi passi della Schlein saranno molto importanti, perché comunque è vero che è arrivata adesso, ma il PD non potrà non reagire a questi risultati. Ti chiedo a te, Ferdinando, l'ultima cosa, però non da giornalista ma da cittadino questa volta. Qual è la priorità che senti più pressante per la tua città, perché ormai è la tua città Ancona? L'ho detto prima, sciogliere i nodi dello sviluppo, cioè se Ancona non torna a respirare, se Ancona non ha la possibilità di avere dei grandi progetti che cambino il modo di vedere la città, tutto il resto sono piccoli pezzi di un puzzle, ma non c'è la visione complessiva. La visione complessiva passa attraverso le grandi linee di comunicazione che devono portare dentro la città, il decollo del mosaico con porto, interporto e aeroporto. Però questo deve essere accompagnato dalla viabilità, cioè deve essere facile venire ad Ancona. Il turismo, Ancona è una città che potrebbe vivere di turismo, perché come hai detto tu è bella. Ma lo è, assolutamente. Però se la gente sbarca dalle navi e trova una città non ospitale, non vissuta,
Diamo un annuncio di autopromozione, ci sarà la tua ultima trasmissione US Ancona Channel con ospiti importanti. Importanti, non anticipiamo niente, ma si sta lavorando in settimana, stiamo lavorando per un'ultima puntata veramente interessante di Ancona Channel. Io vi aspetto i nostri ascoltatori e i nostri telespettatori, ma aspetto anche tutti coloro che tengono all'Ancona. Allora, Maurizio. Volevo fare una domanda a Ferdinando, premettendo a questa domanda una mia considerazione a proposito del PD. Il PD si era preparato ormai una strada da DC di sinistra e dopo far entrare i radicali, sì, ha tolto un po' di voti al Movimento 5 Stelle, però è entrato, c'è lo sfrigolio piuttosto. Ecco. Volevo chiedere all'amico giornalista e collega Ferdinando, il vice di Silvetti, chi sarà? Che voce c'è? Bella domanda, questo è... Una donna, un uomo? Io penso che potrebbe, non so, ecco, è un discorso importante perché sappiamo questa tua domanda, curiosità, che è un po' la domanda della 100 pistole, sì, sì. Revoca, cioè si porta dietro tutto il discorso sull'alleanza del centrodestra, perché noi adesso stiamo assistendo alla grande celebrazione del fronte unito del centrodestra. Però gli equilibri sono importanti. Però gli equilibri sono importanti, sicuramente questo il vice di Silvetti porterà un discorso complessivo sugli assessori, sì. È chiaro, quindi la distribuzione, lui ha già promesso un assessorato a Battini, che gli ha dato l'apparentamento e sarà l'assessorato dei... politiche giovanili e università. Altro discorso che non abbiamo toccato colpevolmente, me ne assumo io la responsabilità, perché l'integrazione, il collegamento dell'università con Ancona manca. Assolutamente. I giovani ad Ancona, mio figlio, vanno via da Ancona e questo è il motivo per cui Ancona si spiega. Quell'integrazione che invece Maurizio Macerata respiriamo molto tra università e città, o anche perché è rimasta solo l'università cittadina. Senti, poi come Camerino, si è camerinizzata molto Macerata. Sì, è diventata una Camerino moltiplicata per tre. Insomma. Con tante friggitorie, esatto. Paninoteche. Senti, un'ultima cosa Maurizio, siamo quasi in conclusione, proprio il domandone finale, perché mi viene in mente che tu parlavi dell'onda lunga degli anni 80 del PSI, sì, no? Quella sì, che portò, sì, Craxi al 15%, sì, che tutto ma andava avanti più 1%, per cui sì, la unità dice non è cosa, ma no? Più 2 non è cosa. Ma si fermò lì quell'onda, sì, lunga. Sì. Questa secondo te proseguirà e da cosa dipende la prosecuzione di quest'onda lunga del centrodestra che oggi veramente ha sbaragliato il campo? Secondo me proseguirà perché non a caso... Questo è un pronostico difficile comunque. Sì, il leader è una donna. Ed è una donna molto astuta, che è in politica da molto tempo, che io seguo e che... da sempre, da direi. Sempre, da sempre, ed è che nasce nei circoli, nelle sezioni, nei circoli giovanili del Movimento Sociale. Quella quartiere estremamente popolare. Poi. È una donna di cui sarà difficile competere da parte dell'opposizione. Gli alleati anche. Gli alleati, anche la Schlein si troverà in difficoltà. E quindi sarà un'onda per il momento che non è destinata ad esaurirsi come si pensava. Anche perché i suoi alleati in Europa e nel mondo, mano nella mano, abbracci e baci, Giorgia qui, Giorgia là, e ha fatto venire Ursula von der Leyen, che non era mai capitato che venisse a fare un'operazione di quel genere, e qualcosa sta portando. E ricordiamo anche quello che sta avvenendo un po' in giro per l'Europa, per esempio in Spagna, dove anche ieri, insomma, sì, le amministrative, la leadership dei socialisti viene fortemente messa in discussione. E poi nel nostro cuore ci sono riverberi che lei sa sfruttare molto bene, geneticamente. Allora, grazie a Ferdinando Vicini, grazie a Maurizio Verdinelli. Ricordo quindi Massimiliano Ciarpella, il nuovo sindaco di Porto Sant'Elpidio, Daniele Silvetti, il nuovo primo cittadino di Ancona, cambiamento epocale in due roccaforti rosse. Grazie a voi tutti per averci seguito, utilizzo questi ultimi 20 secondi per dirvi che da mercoledì prossimo 31 maggio partirà una nostra nuova trasmissione, una rassegna stampa assolutamente inedita, perché non la faremo come tutti la mattina ma la sera tardi. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alle prossime, arrivederci. Buonasera. Buonasera. Buonasera.